Di servizio ancora ce l'abbiamo, però io ieri pomeriggio mi sono sentito con la società che si occupa della distribuzione dei bollettini. Mi dicono che la copertura a ieri pomeriggio era dell'80% e che andranno a copertura completa tra oggi e domani. Mi si dice naturalmente, dice, ma la TARI scade dopo domani, certo, sicuramente tutto è migliorabile, però noi come comune, insomma, ci siamo messi nelle condizioni che anche qualora il bollettino non fosse arrivato, il contribuente o si può recare agli uffici del comune dove gli stamperanno subito l'F24 da pagare, o altrimenti attraverso il sito internet del comune, abbiamo messo quest'anno anche il calcolatore elettronico proprio per questo, c'è la possibilità di registrarsi e di poter accedere al proprio cassetto fiscale e quindi di poter scaricare l'importo della TARI da pagare. Naturalmente, mi preme anche dire che l'importo della TARI che esce scritto sul bollettino è quello calcolato dagli uffici del comune. Ci può essere anche lì qualche piccola difficoltà o qualche piccola incongruenza, il cittadino può sempre modificare la cifra da pagare, sempre in base e calcolando da solo attraverso questo calcolatore elettronico presente sul sito del comune e darne poi comunicazione agli uffici entro il 30 giugno del 2018.